Angelo, che conosce bene l'isola, sa dove portare Marika. Ogni gita a Malta comincia proprio da lì. Adesso mi faccio un bel regalino. Sì, che qua c'è una gioielleria. Hai già in mente cosa prendere? C'è indice tra un bracciale, un orologio. Entrambe le cose. Non lo so, vediamo. Non sarebbe la prima volta comunque. Abbiamo fatto un giro, poi siamo andati in gioielleria. Grazie. Buongiorno. Non sapevo neanche bene, volevo comprare una cosina, sai, in prospettiva del mio compleanno e tutto. Ho dato un'occhiata a quei Vacheron. Ah, Vacheron. Hai deciso l'orologio finalmente? Hai deciso? Sì, alla fine sì, anche perché sono passato, l'ho visto. Stai facendo un grande salto. È un salto di qualità. Okay. In realtà io non ho neanche tutta questa passione per che possono essere gioielli, orologi. Io ad esempio porto questo Rolex, ma questo me l'ha regalato mio nonno, era di mio nonno, me l'ha regalato quando ho preso la laurea. Ma questo mi piace, sì, molto classico, questo è il classico. Sì, molto classico, è il patrimonio, è sottilissimo, sì. Vedi? Bello. Elegante. Elegantissimo, 18 carate d'oro. Questo è una rosa, ok? Sì. Questo è platino. Ah, molto semplice. Sì, questo forse è un pochino più giovanile. Esatto. No? Questo è veramente bello. Mi sa che lui, lo sai come sono io vedo le cose. La differenza di prezzi. Questo è 37.700, il classico 20.000. Devi sempre esagerare comunque tu, Io non voglio mettere bocca, ma tu devi sempre esagerare. Cioè. Però è lui. Vedi? È veramente bello. Sì, sì. Follia del momento, va preso. Invece, diamo un girocollo, degli orecchini, qualcosina per lei? Ma tu sei pazzo! Vedi? Ma no, dai, non è il caso, carino. Sai. Sì, dai. Grazie. Insomma, ero lì con Marika. Che fai? Non glielo fai un regalino, compri qualcosa? Preferisco qualcosa di più semplice, in realtà. Sai, questo è pure molto, molto carino. Anche è molto giovanile. Questo mi piace tanto. Perché è molto. Questo è bello. Questo è, mi sa che è lui. Sì. Quindi per il tuo compleanno mi fai un regalo? Per forza. Grazie.